Siamo ormai a un passo dal 2022. La vita è sempre più difficile, il Covid persiste, le nostre ambizioni aumentano, ma le persone vanno via. Tutti i problemi stanno aumentando, ma i chili no. No, quelli dopo averli persi non aumentano ancora. Una notte più brutta della mia vita, un incubo. Tutte buone motivazioni per prendere un volo a caso e partire. Fatto. Ma dove? Vedo Black, sei un umore. Ora è 16:26, partenza 17:05. E sto ancora ai controlli. Addio, addio, amici, addio. Sapevo che prima o poi sarebbe capitato. Avevo appena superato i controlli ed erano le 16:33. Avevo 2 minuti per arrivare al gate. Ovviamente, quello più lontano. Ma fortunatamente mi piace correre. Trova, sucila papà. Operaia. Salve. In questo momento non ti ho consentito alzarti per camminare. Temperatura leggermente, ma proprio leggermente più fresca. Come proprio. Andicchi. Arrivato all'aeroporto mi sono limitato a cambiare giusto qualche euro in lei per prendere il biglietto. E sono da solo nel pullman, da solo. Come se poi non dovessi passare tutto il viaggio da solo, capi? Questo è il mio ostello. Io non ci posso credere. Che busta? Non lo so, clicca a casa, uno. Chiama. Non lo so. Da questo punto in poi della serata non è che abbia poi così tante riprese, perché ho avuto comunque un momento di difficoltà mentale molto grande, forse il più grande della mia vita. Abbiamo apparato. E una volta salito non c'era nemmeno qualcuno a ricevermi. Not the first, the second, on the left. Cioè, soltanto ho ricevuto un messaggio con le indicazioni sul letto. Sono poi sceso subito e mi sono reso conto che il coprifuoco mi impediva di fare qualsiasi cosa perché gli exchange erano chiusi e i bar pure erano chiusi. Quindi a questo punto torno in ostello e faccio una bella videochiamata con gli amici, così che mi dava anche forza per affrontare la notte. Ho fissato la parete in silenzio tutta la notte e non ho mollato circa fino alle 7:30, dove sono riuscito poi finalmente a chiudere gli occhi. Penso sia stata tra le notti più brutte della mia vita. Un incubo costante. Da solo, in un momento di difficoltà, pensi di andare lontano e di sentirti meno solo, cioè di stare meglio. E invece è totalmente l'effetto contrario. In questa stanza con 5 francesi russavano come dannati. Mamma mia, bello. Adesso andiamo a fare colazione da qualche parte. Prendo anche un po' d'acqua perché ieri nel casino non ho nemmeno bevuto. Giornata dura, ma l'ho conquistata. Hi. No, thank you. I don't know. Maybe after. Thank you so much. Italy. Ci vediamo dopo, dai. Yes, ciao. Adesso andiamo in un bel posto che si chiama Gran Caffè Van Gogh. Va molto molto forte su Instagram. Vediamo se è bello. Ero praticamente in after perché ho dormito 2 ore, ma quei colori, poi a me Van Gogh piace tanto, l'avevo visto già ad Amsterdam, quei pancake giganti erano enormi e anche spessi, erano buonissimi, erano stracolmi di frutta e tutte queste cose mi stavano ricaricando e dando la forza per affrontare quella giornata che oltre a essere vissuta l'ho conquistata. Se al mio conto 36,90, almeno in questo un po' di culo, 10, 20, 30, 21, 32, 33, 34, 35, 36 e 36. Sto girando praticamente da 1 ora e mezza cercando un posto dove cambiare i soldi, ma essendo domenica
sono tutti chiusi. Ma come cazzo? Il work bastard, no? Non posso nemmeno bere. Io non bevo da le 2 di ieri. Quasi 24 ore che non bevo. E guarda davanti a me, io se mi ritrovo. Giustamente. La pubblicità è là. E poi me la pigliate per culo. A quel punto vengono in mio soccorso due ragazze che ho incontrato sull'aereo. Buongiorno, sì, pure noi inizialmente l'avevamo trovati chiusi. Poi siamo andati dove sta quel centro commerciale che sta la scritta grande Stradivarius sopra. La mia salvezza, vi ringrazio, vado là, subito. Finalmente. L'ho fatta, ce l'ho fatta. Meno male che vi ho contattato. Mi sono incamminato quindi verso il monumento più importante, che era il Parlamento, e ho fatto un po' di fotini. Un periodo veramente brutto per me, però volevo ripartire. Volevo ripartire con questo viaggio, che non aveva senso. Me lo avevano sconsigliato sia i miei genitori, i miei amici. Ho abbandonato gli studi, ho perso i miei lavori fissi per dare più spazio ad altro. Ho perso una persona con cui avevo legato tanto e probabilmente la cosa mi fa stare più male. Ho perso tutto quello che potevo perdere e quindi ho detto: mi sento solo a casa, vengo qui e mi sento meno solo. Il discorso forse filava, però un po' troppo una lagna risentendolo. Fatto sta che risolto un problema. Poi me ne restano mille. Dovevo appendere l'ostello e trovare un posto dove dormire. Thank you so much. Ok, dovrei aver preso una sottospecie di hot dog. Spero non sia bollito. Il posto è buono. È bollito. A sangue. Il fotofiacco cancellato, però ha saputo mettere. Trovare un posto era difficile perché tutti i posti erano o chiusi o molto isolati. Ok, ho provato anche qui, che era un altro posto, una guest house dove potevi dormire, ma è chiusa. Non so perché, volevo chiedere da vicino. Nessuno mi apre. E quindi penso che me ne andrò. Devo cercare un posto di dormire adesso. E alla fine, dopo un po' di ricerche, ho del 4 stelle trovato. Raga, doveva essere un viaggio economico in queste condizioni, onestamente. Sono sceso, sono stato in giro per vedere i posti belli che mi mancavano. C'è un casino in mano, eh? Vediamo se riesco ad attraversare. Ma fa le colove nere. Guarda la mano, oddio. E ora? Sei diviso ora. Devo scavalcare? E sono passato prima per questa bella libreria tutta bianca, anche questa molto molto instagrammabile, e sono passato poi per Karukubere, che sarebbe il ristorante più famoso di Bucarest, dove praticamente ci vanno tutti. Siamo full da Burger King, stiamo aspettando per entrare. Può essere anche una giornata di merda, ma quando metto la tua canzone preferita, no fucking way. Ci vediamo bel uvani. Bacon cheddar king. Si concludeva ormai la mia serata, anzi la nostra serata, perché la serata l'avevo trascorsa in compagnia delle due ragazze che in mattinata mi hanno dato una mano per cambiare i soldi. Giustamente ci fa steriato che la macchina fotografica sta nell'hotel. Finivo proprio le palle di riprendere tutto quanto. Si erano fatte ormai le 21, quindi il coprifuoco vegliava su di noi. E accompagnato le ragazze mi dirigevo nella mia stanza d'hotel, dove inaspettatamente avrei visto anche la partita del Napoli. Ah, però dimenticavo di dirvi una cosa. Ricordate quando dicevo: mi sento solo a casa, vengo qui e mi sento meno solo. Ecco. Non è andata così. Torno a casa prima, non sto bene. E la prima sera, infatti, ho acquistato un biglietto per tornare un giorno prima, sotto gli occhi dei miei amici che non credevano a quello che avevo appena fatto. E bisogna anche ammettere le sconfitte. Tutta la situazione che ho qua dentro mi ha portato a prendere un biglietto aereo. Ragazzi, l'ho preso per un giorno prima. E anche se oggi sono stato bene, io domani quel volo lo prenderò. E quel volo per me rappresenta un passo indietro, ma una consapevolezza maggiore. Sento cresciuto, volevo partire, sono partito, dovevo restare e sono tornato, perché tengo capo e me. Fosso di, tu tieni l'orchestra intera. Ma sono felice di una cosa: in queste due scelte sono stato me stesso. Ho fatto quello che volevo, non ho fatto ciò che era giusto, ciò che mi è mancato negli ultimi tempi. Io dovevo riflettere sempre sulle cose, non capivo mai qual era la differenza tra la cosa giusta e la cosa che preferivo. Questa volta ho fatto ciò che preferivo. Che siano state scelte sbagliate o scelte giuste, erano le scelte che volevo fare. E quindi in un certo senso non posso considerarlo un fallimento. Io posso considerare questo viaggio come riuscito. Nelle sue difficoltà, nelle sue delusioni,
tra le varie idee e le mancanze. Sarò in grado di fare tutto, ma nel momento in cui ho quella mia certezza. In questo momento non ce l'ho. Il giorno dopo quindi non ho fatto altro che svegliarmi, fare colazione. Vuoi farla ingelosirla? Prendi una di queste cose. E tornare a casa. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Questo è stato un po' particolare, un po' fuori dagli schemi. È triste, è un video triste, ma allo stesso tempo spero che il messaggio bello sia capito.